Bentornati in questa nuova puntata dell'Let's Play di Advance Wars Days of Ruin. Oggi stiamo cercando di non morire, cerchiamo di affrontare questo livello in cui sostanzialmente il nostro obiettivo principale è non morire per colpa di quel gigatank che ha lo 70% più di attacchi e 70% più di difesa, e non sarà facile. Comunque, beh, oddio, forse no, perché cioè, rendiamoci conto, 32%, e quanto gli fai? 26%. Forse però sapete cosa è meglio fare questo qui, quindi era sfruttare il primo attacco più potente con il bonus pure di una stella difensiva, anche se lei ce l'ha sulle città. Ok, 3, dovrebbe riuscire ad andare giù, 28%, dimmi che lo tiro giù, dimmi che lo tiro giù. Sì, e va giù, va giù. Rip. Poi ci sono questi due lanciaraggi qui che rompono le scatole in maniera incredibile. Tuttavia, torno a mettere così che finalmente abbiamo questa fanteria qui che allora, quindi poi tiriamo su 25%. Sì, lo so, i cruiser fanno schifo contro le navi. Se io riesco a far così, poi con quest'altro cruiser lo attacco da qui, me ne aspetta pure la bruma per difendermi. Ok, e sostanzialmente è diventato inutile. Questo cruiser qui te conquisti per bene. Poi fa una fanteria, porto qui, poi con qui prendo questo, se va qui voglio conquistare questa base. Però il problema è che devo riuscire a tirare giù quelle due, però tanto c'ho la porta aerea che è pronta per far decollare due cacciabombardieri. Ho la supremazia aerea sostanzialmente. Ok, va benissimo, cioè ci sta. Non mi scorderò mai quanto danno fanno quelli. Ok, non so quanto possa essere interessante questo ingaggio. Due razze e basta. 8. Wow. Ok, si sta rifinando. È il momento giusto per conquistare. Si è ritirato con la... Ok, oh signore, se qui non è messo benissimo, però... Che è ritirata strategica. Pensaci te. Nave da guerra. È un po' overkill, però lo prendo, lo volentieri questo attacco. Andiamo, nave da guerra. Mostratemi il vostro potere. Ok, se ce la fai arrivarci, non ce la fai. Però, benissimo, in arrivo. Il cruiser lì devo occuparsi, non può farcela da solo. 22% dovresti essere andata giù, te. Ok, rimane con uno scudo di vita che finisce così. Ciao. Ok, detto questo, 17.000. Allora, quindi questo mini tank qui non so quanto possa tornare utile. Ok. Devo riuscire a difendere quella fanteria lì. Riesce a difendere per un paio di turni come minimo. Che bestia, è pronto a tornare in azione. 9 HP, senti, non ha senso aspettare un altro turno, fa comunque sia male. Se non aveva guerra, insomma. Altra sbarco che chiamiamo su... Non importi. Ok.
perfetto, fine operazione. Ok. Rispondiamo al fuoco. Ok, non è un grosso problema, non è un grosso problema, abbiamo perso un gigatank, ma ce ne abbiamo uno con 10 HP. No! 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 Maledizione! No! Che non scappi. Maledizione. Diamine, ho perso 58.000 con quel sottomarino. Uguale, per questione di principio ti ho catturato lì e non ti libero, sai. Anzi, ora affondi. Vai a fare un culo. E quella base non la conquisti. Quella base non la conquisti. Ora sta a me distruggerti con le indirette. Ce l'ho. Io faccio tipo così. Posso usare tipo le navi da sbarco per creare una sorta di linea difensiva, quelle infamissime. Cioè proprio bloccare con le navi da sbarco, creare uno sbarramento di quelli. Diamine. Tanto quella base non la conquisto, non so se tu la capite. Dunque. Per cento, 35%, 55%, 55%. Che non voglio ingaggiarla al momento. Ok,
prova a far ripassare un'altra nave di un altro ferroviario del genere da lì. Diamine. Sta scappando, sta arrivando con il suo mini tank. No, questo è un tank, non è un mini tank. Quello è il mini tank. Si sta avvicinando il suo giga tank. Per la guerra avrò bisogno di un discreto appoggio. Aspetta, a sto giro non mi voglio far fregare. Fuori uno. Fuori due. E in movimento. Nel momento sto cercando qui un po' di non ingaggiare qui, che è veramente un bel pezzettino. Ok, tanto perso per perso. Andiamo per quello che è un po' più rompiscatole. Ora che arrivano ok, nave da guerra, possiamo costruire una nave da guerra e la costruisco. Tre navi da guerra e reca un ottimo bombardamento da. So quanto possa essere interessante questo ingaggio, infatti. Ok, questo è un po' in rompiscatole, però tanto c'ho 27.832. Ok, sta scappando l'incrociatore, buono, buono, buono. Allora, dunque. Grazie per aver fatto schifo. Nave da guerra. Ok, iniziamo a collaborarci un pochino questo incrociatore qui. Ok, grazie per aver fatto quel danno. E te lo finisci. Ecco, un'autobase per costruire qualcosa anche sull'altro lato del della costa, magari anche prima di. Abbiamo finito le munizioni. Si può finire munizioni su una nave da guerra. Io credo comunque che voglio molto vicino qui, in maniera da poter andare a conquistare appena possibile. Te, danni verso sud. Facciamo due autobasi. Te, ti voglio allontanare dalla costa onde evitare che venga attaccato.
fine operazioni. Questa sarà una missione molto lunga, mi sa. Quello era un sottomarino, quel rumore. Ok, questo. Novità guerra. No, cacciabombardiere, ho bisogno del tuo supporto. L'ha allontanato, abbiamo conquistato la base radar. La base radar, sì, la torre di controllo lì. O addirittura potremmo aver conquistato. No. Diamine! Ok, te hai finito il carburante? No, non l'hai finito. Allora, dunque. Terra, avvicinati a sud perché ne abbiamo bisogno. 28%, 28%. Prendi, carichiamo te. Ok, dunque te vai qui a riforniscite. Nave da guerra. Laminazione. Vediamo un pochino, può fare qualche ingaggio? No. Qui c'abbiamo qualche antiaerea? No. Il che è buono. Però credo che sarebbe molto più interessante da utilizzare qui. 28%. Cioè, rendiamoci conto di quanto fuoco mi sta assorbendo un gigatank. Si è preso. Se riusciamo a conquistare quella città lì è vinta sostanzialmente. E guardiamo un pochino. Ok, sta arrivando un altro cruiser. Un sottomarino lì, ok. Ora ci pensiamo. RIP Gigatank. Allora, prima cosa da fare è questa. Cento dodici per cento. Ciao. Salutami il fondo del mare proprio. Poi conquistiamo. Invece carburante. Te crea. Che rientra qui. Ok, un ingaggio bellino pulito senza danni. Nave da guerra, finiscilo. Poi 74%. 35%. Forse lo fa prima questo, però diciamo che avergli preso quella torre di controllo è stato uno dei passi chiave per la vittoria. Ok, comunque si sbarcano subito queste due navi, queste due. Finalmente questa nave da guerra torna in azione. Ok, aiuti, perfetto, e ora te sei full vita. Fine operazione. Ok, scappa, bravo. Scappa, scappa. Ok, l'abbiamo vinta. Oh no! Aio. Ok, ha costruito un'antiaerea. Che significa sta iniziando a reagire un pochino alle mosse che faccio.
Ora, te c'hai due di questi, quindi uno credo che andrà tipo diretto qui a smusare questo cacciabombardiere. Sì. Ritirati, vai a sud e fornisci in piena copertura. Quella nave missile sta scappando, il che è interessante perché è favorevole per noi. Poi, tac. Questi cacciabombardieri i lanciarazzi sono scappati, quindi fino a dove possono sparare. No, non dovrebbero rompere le scatole troppo, quindi questo lo puliamo così. Questi va a conquistare. Edifica. Edifica. Questi porti qui saranno interessanti da utilizzare in un secondo momento, poi attacca. Grande entità ancora però può riposare. Ok, rimane solo te nella zona nostra della penisola. Ok. Ecco, sarebbe interessante qui fare tipo una nave missile con una fanteria e qui ti devo ripulire con non lo so, posso vedere se posso dirottare un il cacciabombardiere, dite che è abbastanza efficace come mossa. Creiamo il quarto cacciabombardiere e poi il 67%, e questi sono danni. Oh, finalmente abbiamo preso quella torre di controllo. Mi diverto un pochino anch'io. Ok. Sostanzialmente posso utilizzare. Vabbè, direi che fine operazione. Direi che questo è stato l'episodio della svolta. Conto di finire entro l'episodio di domani. A questo punto, ok. Sta facendo avanzare le proprie truppe. Nonché disdetta, come farò ora? No, in realtà è un po' un problema perché se riesce a tenermi sotto scacco questa fabbrica, io come faccio? Vabbè, intanto te direi che non sei più utilizzabile. Qui la prima cosa che voglio offrire è un lanciarazzi, ma se prova ad avvicinarsi riceve una bella legnata di quelle leggendarie. Purtroppo non posso conquistare più di tanto, quindi andiamo a conquistare in questa zona qui. Poi il problema è questa antiaerea qui. Vabbè, 71%. Che significa un altro giro e questo va giù. Nave missile, ta, scarica. Oh, guarda lì, viva le navi missile. Le navi più veloci che ci sono. Edifica. Edifica. Adesso un po' una rottura di scatole. Ok, fine dell'incrociatore mai utilizzato. Perché questo incrociatore non credo abbia mai sparato. Qui siamo appena pronti carburante, dice 49, 43, no, ce ne abbiamo ancora un sacco. Benissimo, considerando che al momento non ci sono grosse minacce per cui valga la pena tirare, far decollare gli aerei, direi di richiuderli, di farli riposare un attimo nella porta aerei che li ha creati. Fino a funzionare. Ok, sto cercando di fare qualcosa tipo uno sbarco tattico. Sta scappando. Ok, è sbarcato, non è un grosso problema per me però. Perché?
Immediatamente. Ok, dunque stai così, che avanzi. Ok, come l'hanno detto, mi sa che ci sarà un pochino bisogno di voi ancora. E beh, mi sa che mi divertirò un pochino. Te quanto carburante hai? 24? Beh, direi che un ingaggio di 2 li piglio volentieri. Prioritario un società che ha già conquistato lei, in maniera che non solo gli tolgo unità, ma vediamo, 44, sì, porta aerei, avvicinati qui in maniera da fornirmi subito una base di riposo, grazie. 44, dimmi che vai giù. E vai giù, vai giù! Cento. E direi che questa piccola forza di sbarco non sbarcherà tanto facilmente. Cento, nice! Ecco, forse questo incrociatore qui lo posso anche far avanzare a questo punto. Questo incrociatore qui in riposo. Antitank, ok. Ok, direi costruire un cruiser da mandare in questa direzione per eventuali sottomarini. Direi comunque sia svoltata la partita ora. Mazzo, questo tipo usa le navi da sbarco per mandarle in giro e sportare eventuali sottomarini che ci sono, però non credo ce ne siano troppi. Ok, vabbè, 7 HP. Va benissimo, ci hai ritardato di un giorno la cattura. Niente di... Ehi! Cosa vuoi fare? Ok, devo ammettere che questo sottomarino ha un pochino rotto le scatole, però... Nave da guerra, ce la facciamo a costruirla? Ma sì... Capisci che ha vinto quando può permetterti una nave da guerra come se fosse la prima cosa di... Che diamine senso ha questi asteroidi? Questo è quello che serve per passare da una parte all'altra. Vabbè, vabbè. 50%. Ed, è il tuo momento. Quindi conquistiamo questo. Conquistiamo questo. Andiamo, cerchiamo di conquistare questo. Conquistiamo questo, ok, quindi qui... carico. Perfetto, poi... Diamine. Ok, questo lancerà questo... Aspetta, quindi quanti funghi abbiamo di preciso? Una valanga. Aspetta, un cacciabombardiere qui, l'altro cacciabombardiere dove è finito perché l'ho perso. Ah, eccolo qui, l'ho trovato, giusto. Fine operazione.
Ripara. Me lo aspettavo, mi sa che questa nave da missile è morta. RIP. Non era mia intenzione farlo morire così. Ok, ha avvicinato Questo sottomarino deve morire male. Sì, quel lanciaraggio deve morire male. Questo. Ok, questo è stato un po' una rottura di scatole, però direi che non è andata malissimo. Poi, te decolla, vai tipo qui. Te ti sposti in questa direzione. E mi fornisci un punto d'appoggio per questo. Grazie. Nave da guerra numero 5. Non sparare niente perché non è quello il tuo obiettivo. L'obiettivo è risparmiare munizioni. Ok, che quindi conquisti. Non voglio tirare giù quell'asteroide lì. Per essere sincero, mi piacerebbe costruire tipo un muro di... lanciarazzi per tipo creare una zona in cui non ti puoi avvicinare. In tutto ciò il nostro anti-tank qui è sopravvissuto ed è full vita. Allora, da guerra andiamo a nord. Che vai pure a ripararti. 48% lo prendo volentieri. Questo dove arrivi? Ok, inaugurazione, direi di chiudere alla fine questo turno anche questo episodio perché serviva di nuovo ai 30 minuti, quindi beh, più o meno il limite che mi ero imposto per evitare di farmi partite troppo lunghe. Quindi detto questo, vi saluto e alla prossima puntata in cui vedremo di finire questa missione. In effetti ultimamente le missioni stanno diventando molto lunghe, presumo che ci stiamo avvicinando effettivamente alla fine del gioco. Beh, arrivederci. Mi state il tasto per finire la rec. Vabbè, stavo dicendo, arrivederci.